Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Marvel Snap. Arriviamo a 1000 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se nuovi. Lascia l'hashtag Marvel Snap sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Andiamo avanti con questa nuova puntata. Ieri siamo stati in live, non siete stati in tantissimi, siete mancati molti di voi che vedete i video. Quindi mi raccomando, quando facciamo le live di Marvel Snap venite a trovarci, perché proviamo i deck nuovi insieme. Infatti abbiamo provato anche i deck con Zabu. Questo che vi porto oggi è il deck Zabula, quindi Zabu Discard, che va a utilizzare Zabu e il nostro Dracula, quindi fa una bella combo. Il mazzo già lo vedete qui in alto, lo troverete anche in descrizione per poterlo copiare e provare. Andiamo a leggere immediatamente insieme il deck per capire un po' il funzionamento. Vi dico che potete fare una variante se l'avete: al posto di Crossbone potete mettere Omega. Ok, se avete Omega utilizzate lui perché è molto più utile. Allora, il deck è in questa maniera: Sunspot più una forza alla fine di ogni turno. Se non dovessero arrivare giustamente tutte le combo, potenziate lui. Goose per bloccare una zona, visto che vuoi andare a ridurre a 2, è molto buono bloccare i 4-5-6 avversari se non utilizza il Zabu. Zabu che appunto riduce il costo delle carte 4 a 2, quindi minimo 1, potrebbe dire che se Zabu è raddoppiato per effetto continuo le potete giocare al costo 1. Molto buono. Dracula, scarta una carta dalla tua mano durante il turno finale, questa carta ottiene la sua forza, utilizzata insieme a Giganto, Infinite o Apocalypse moltiplicato, ok? Poi abbiamo Jubilee per andare a prendere una carta direttamente dal deck, magari se siamo sfortunati potremmo andare a prendere anche Zabu. Poi abbiamo Ghost Rider per rievocare le carte scartate con il Co oppure scartate in altre modalità. Jessica Jones, più 4 a forza se non giochi una carta in questo campo, quindi buona per bloccare una zona. Il Co per scartare due carte come abbiamo detto prima. Crossbone per andare a potenziare la zona dove stiamo vincendo. Apocalisse, Gigante e Infinite che servono soltanto per o scartare con Dracula o evocare all'ultimo turno se non gira la combo, quindi facciamo la combo Sunspot in Infinite, oppure per andare a sinistra con Giganto. Molto semplice. Andiamo a provarla insieme e vediamo come se la cava, anche se io preferisco sempre il mio Ela. Andiamo in gioco e vediamo subito la mano, che inizia non benissimo. Allora, Morag è un problema. Questo deck non è come il mio principale, quindi le evocazioni che fa sono un problema. Ok, potevo pure sprecarci Sunspot in verità, però meglio non rischiare. Potrei forzare la mano con una Jubilee su Morag, effettivamente parlando. Così sblocco Morag in anticipo al mio avversario. Ok, tutte le carte al turno 5 devono essere giocate qui. Quindi interesting, una situazione un po' di limite. Utilizzerei una bella mossa pesante con Goose centro. Oppure potrei anche azzardare un Goose a destra. Però se uso Goose a destra adesso ci roviniamo il gioco. Ok, Goose centro. Giustamente lui va di Lockjaw sperando di poter utilizzare altre unità. Penso che quella costo 4 lì non ce la metti, mi dispiace per te. Faccio la tua prima carta in ogni turno, non può essere giocata qui, quindi non lo posso fare. Devo tentare con un Jubilee a destra, assolutamente, per alzare anche un pochino il ritmo. Anche perché non c'è capitata la tigre. Senza lei la combo che riduce non va. Ok, Jubilee il nostro avversario, che non l'ha potuto usare dove c'era Lockjaw. Ah, subito Magneto così a secco. E io Infinite. Ah, facciamo a gara a chi ce l'ha più grande. Qua ce la vinciamo così. Allora, in questo turno noi possiamo giocare solo centro. E guarda caso noi abbiamo lo Zabu. Benissimo. Adesso noi facciamo 2-4-6, evochiamo tutto dalla mano, ragazzi. Ok, l'unica problematica è che se evoco il Co scartiamo tutto e quindi il Giganto va sprecato e Dracula non si potenzia. Ok, lui è andato di Odino centro grazie a Lockjaw. Allora, abbiamo Apocalypse, quindi avevo detto una cavolata, adesso vinciamo alla grande e ve lo faccio vedere anche perché. Allora, utilizzerei Dracula centro per pompare al massimo sta zona. Jessica Jones me la butto lì all'angoletto e potremmo fare pure così oppure no. Andiamo tutto a pompare al massimo, vai. Pompiamo al massimo a destra. Si scarta Gigante, si scarta Apocalisse e Apocalisse si potenzia Dracula. Ipoteticamente abbiamo vinto secco. Secondo me scappa prima, vediamo un po'.
E pensare che ha girato pure male perché Zabbo è arrivato tardi. Vediamo un po' se funziona. Ok, Jessica Jones, il co. Carta, scarta. Il problema è quella carta a destra, che non so cosa sia. Vediamo. Ok, Black Widow, niente di eccezionale. Questa è vinta in modo pesante. E vai. Non è vero. Forse l'ho vinta? L'ho vinta uguale. Mamma mia, mi ha scartato Black. E si prosegue. Vai, altra partitina per noi. Quella di prima l'abbiamo vinta proprio a pelo. Ci ho avuto una paura. Allora, la mano non è delle migliori. Però abbiamo già Sunspot. Quindi sul Bifrost Sunspot. Oh, mamma mia, copione. Lo Lucifer. Ok. Quando gioca una carta qui, distruggila. Potrebbe essere interessante buttarci un Dracula. Perché tanto è dopo il quarto turno. Quindi. Se riuscissimo a potenziare quella zona sarebbe il top. Stiamo giocando alla stessa maniera, quindi pure lui ha carte troppo costose. Ok, ci è capitato Zabu. Ipoteticamente parlando, io potrei andare a secco mettendolo lì e basta. E quindi giostrarci sempre il Dracula in una certa maniera centrale. Ok, sta per spostarsi tutto. Dipende cosa ci arriva in mano adesso. Oh! Ok, allora facciamo un gioco del genere. Ipoteticamente dovremmo avere un ottimo vantaggio. Ghost Rider. Ah, già Hulk a secco. Pericolosa sta cosa. Vediamo un po' giubbi di chi ci porta. Jessica Jones. Bene, ma non troppo. Ok, spostamento. Olè, costo 2. Va benissimo. Se uso Jessica Jones adesso sono un po' a spreco, quindi possiamo fare il Ko che scarta 2 e Ghost Rider a sinistra. Anche perché al centro lui non potrà andarci, quindi dovrà pompare Sunspot per forza di cose. È andato con Jubilee però. Ok. Blade ha scartato Ela, quindi io snappo, perché quando scarta Ela non può evocare più niente di eccezionale. E andiamo di Ghost Rider. Perfetto, abbiamo messo Giganto. Al centro ci potenziamo. Allora, ipoteticamente parlando, potremmo vincere. Però è veramente dura. Cioè, potrei anche non mettere niente a sinistra, perché tanto più di cosa 23 non ci arrivi. E potenziare tutto Sunspot. Vai, ci provo. Ok. Abbiamo fatto la stessa cosa e abbiamo vinto con Dracula 2. 23-14, portata a casa. Altra partita per noi, ragazzi. Vediamo un po' cosa combiniamo. Ok, viene scartata una carta random subito giganto. Abbiamo Zabu. Abbiamo un bel Zabu centro. Dove lo metteremo, Zabu? Vediamo un po' cosa esce. Le carte devono essere giocate qui. Abbiamo Gus. Ipoteticamente io metterei Gus centro. Così al quinto turno le carte devono essere giocate lì. E se lui ha solo carte grosse non può giocare. Ipoteticamente parlando, stessa cosa. Posso optare per un bellissimo Zabu centro. Abbiamo Apocalisse, e che è buono, molto buono. Cosmo, benissimo. Noi al centro, tanto roba evocazione scoperta, non la dobbiamo mettere. Però possiamo andare a mettere diversa robina, tra cui un bel Dracula, che tanto è effetto continuo e lui blocca solo le abilità scoperta. Quindi, ipoteticamente parlando, stiamo messi bene lì. Jubilee su Sokovia per creare una seconda zona potenziata. Vediamo un po'. Ok, il centro in pratica si regge tutto su Dracula. Ok, un Sunspot. Ipoteticamente buono, ma non troppo. Ok. Al quinto turno si può giocare solo centro. Quindi, ipoteticamente parlando, Jessica Jones la dovrei mettere al centro. Anche perché poi è il prossimo turno, quindi lei non si potenzierebbe ugualmente. Quindi tanto vale metterla centro. L'avversario penso non possa mettere niente. Di norma. Perché dove c'è Gus non penso abbia roba piccolina ancora. Anche se, sì, infatti, come pensavo. E ora, se arriva qualcosa di buono,
Ghost Rider è perfetto. Io opterei per Ghost Rider sinistra e il Co destra. Rischiamo snappato. Ipoteticamente dovremmo stare a cavallo, ipoteticamente. Anche perché il centro dovrebbe prendere doppio scarto di Apocalypse, quindi si è arreso, vinta. Allora. Continuiamo a fare le partite con questo deck, a provarlo per vedere quanto se la può cavare. Io preferisco ancora il mio Ela e addirittura vi dico che ho introdotto lo Zabu nel mio Ela, che mi manca l'Invisible Girl, quindi ho detto a sto punto, insieme a Lock Jau ho messo Zabu, così o parte Lock o parte la riduzione di Jabu e scarto più carte, perché tre quarti delle carte costano 4. Ok. Baki, quindi probabilmente centro c'ha Carnage. Ipoteticamente parlando potrei stoppargli la messa in gioco su un mondo di Mojo. Anche se questo è un terzo turno, vero? Eh no, mi serve per forza Zabu. Assolutamente. Green Goblin, quello è brutto. Mi sa che c'ha un deck control. Mi sa che c'è un deck control, quindi Zabu può essere pure che me lo stoppamo. Non è una buona situazione. Sembrava, invece. Allora, il Co Ghost Rider. Quindi, ipoteticamente, se mi scarta Infinaut e me lo rievoca, mondo di Mojo già ci dà un gran piacere desistere. Gus lo dovevo giocare, ma era troppo rischioso adesso. No, dai, non mi far mettere Gus sul mondo di Mojo, mi arrabbio tantissimo. Ma dai, ma siamo seri? Allora, diciamo che l'unica situazione che mi è rimasta è Giganto e Sunspot da potenziare destra. Non posso giocare niente. Sto al quinto turno e sto in blocco. Se lui gioca qualcosa a destra grosso, ci rovina. Però è rimasto fregato. È rimasto fregato. Quindi ipoteticamente io non posso giocare a sinistra perché mi sono messo il Gus. Quindi sono bloccato da me stesso. È un male. È anche grosso. Potrei perdere ugualmente, raga. Può essere che ho perso, sì. Vediamo. Dipende cosa gioca adesso centro. Oppure se vuole andare a destra. O vuole confermare sinistra. Conferma sinistra. Conferma sinistra. Ok, dovremmo vincere ugualmente. Vediamo un po'. Apocalisse. Vinta. 4-14. Portata a casa. Voleva vincere col 109. Ho visto che come videoguida vi piacciono parecchio questi di Marvel Snap, quindi se volete ve li faccio più lunghi. Voi che state vedendo, visto che siete tanti, di solito siete 1200-1300, ditemi qua sotto nei commenti se siete contenti, magari le faccio pure da 20, 25, 30 minuti, un po' come Battle Cats. Chiedetemelo subito, mi raccomando. Al quarto turno si trasforma in uno degli altri campi. Ok. Un Korg. Speriamo che non mi capiti la pietra random a darmi fastidio. Mo parte la pietra precisa, guardala, eccola. Io già la sento. Allora, se venisse adesso Zabu, io lo metto immediato. Così abbassiamo immediatamente i costi. Bene, così. E poi andiamo. Magari di Gus proprio dove sta Sunspot. Oppure pompiamo un po' quella zona. Non posso pomparla in nessuna maniera. Quindi tu ti prendi quella zona, io mi prendo questa zona. E quindi, ipoteticamente, tu c'hai un punto vittoria, io dovrei avere il secondo. Ok. Non è delle migliori situazioni, però, ipoteticamente parlando, io non ho scarti. Se faccio questa cosa con Ghost Rider, ipoteticamente mi vado a rievocare Crossbond, dico io. Quindi potrei pure azzardare un riempimento in questa maniera. Quindi una zona è buildata e in più Apocalisse si raddoppia.
Ok, è un bel 12. Un bel Ghost Rider centro e un 1 di energy che va su Sunspot. Ok, ipoteticamente è una buona situazione. Ecco, magari roccia ci sarebbe piaciuta, non qui. Il problema è che è il quinto turno, quindi se mi copro sta zona rischio di rovinarmi da solo. Quindi potenzio Sunspot, poi un ben 5 punticini. Lui va di Angela e Invisible Girl addirittura. Iceman, quindi sta potenziando. Ok, per ora stiamo sopravvivendo effettivamente di Sunspot. E a questo punto Giganto non me lo fa giocare perché c'è Gus. Il tuo avversario si è arreso perché non puoi evocare un bagolo, sta lì. E vai. E si prosegue. Altro video stavo dicendo. Altra partita. Ok, abbiamo lo Zabu e abbiamo Crossbone e Jubilee. Quindi ipoteticamente possiamo evocare un sacco di roba dal mazzo. Durante il terzo turno mescola la tua ok, riusciamo a mettere Zabu giusto giusto. Durante il turno giocatori in svantaggio in questo campo vengono distrutte. Sunspot, non voglio che ti distruggi, ci servi all'inizio. Vediamo poi i prossimi turni cosa scende. Ok, prossimo turno è il terzo, quindi Sunspot Zabu. Sunspot, ho detto, Sunspot. Sunspot. Ok, Zabu pronto. Brood potenziato 4, che diventano 4. Azz. Ok, la roccia me l'ha regalata a me, grazie. Allora, ipoteticamente siamo messi bene. Però se faccio il co adesso mi spreco Apocalisse. Quindi potrei fare Jessica Jones, Jubilee. Bene, lui se ne va a sinistra, nessun problema. Quindi zona centrale per ora è nostra e non la vado a caricare. E vado a caricare a sinistra. Ok, abbiamo messo pure Crossbone. Quindi un bel 13 che poi si potenzia grazie a Jessica Jones. Ipoteticamente parlando, io qui c'ho Ghost Rider che va sprecato. E a me non mi interessa perché in realtà mi interessa potenziare Apocalisse. Quindi possiamo fare sto scherzetto. Quindi Apocalisse viene scartato due volte. Ciao Wong. Ok, questo è pericolo grosso. I deck Wong sono pericolosi, specialmente se fa doppio Thor. Ipoteticamente parlando, siamo a fine turno e potremmo aver perso. Me la rischio. Tanto non abbiamo né snappato né io né lui. Apocalisse 12 sulla sinistra. Ok, perché mettere Gus adesso sarebbe stato totalmente inutile. Proviamo. Ok, era un troll quel Wong. Era un trollone. Fantastico, vinta. Si prosegue con le partite. Allora, Londra di sinistro. Quando giochi una carta qui, una sua copia viene aggiunta in un altro campo. Interesting, anche questo. Abbiamo già lo Zabu e abbiamo tutte le carte 4. Io, ipoteticamente... No, madonna, doppio Iceman e Cattiveria. Però, noi facciamo doppio Zabu. Facendo doppio Zabu e facendo anche doppio Gus, grazie a Londra di sinistro. Vabbè, però che cattiveria. Sta devastando gli attacchi di tutte le mie unità. Vabbè, doppio Gus è creato. Doppio Zabu. Se c'hai qualcos'altro che dà fastidio mi arrabbio. Vabbè, lui snappa. E fino a qua ci siamo. Io faccio doppio Zabu. Devo sperare che Dracula, anche se c'ha quel meno 2, sia un vantaggio. Polaris che sposta Gus. Ok. Allora io posso pompare il centro in modo pesante adesso. Quindi fare Dracula, Jessica e Jubilee qui. Beh, idea interessante. Vediamo un po'. Di Lizard. Dracula, Jessica Jones, Jubilee sinistra. E se mi fa Jubilee destra io sono bloccato. Ok, ha scartato una carta che non doveva scartare. Ghost Rider, no, mi è andata male. Mi è andata molto male.
Sono bloccato e non posso giocare nulla. E c'ho un sunspot in mano. Lui invece è libero di giocare. E per quanto possa aver raddoppiato Jesse, penso che non ce la faremo. Killmonger distrugge un sacco di roba sua. Quindi si crea lo spazio. Noi al centro dobbiamo essere fortunati. Cioè, lui di là a sinistra non può mettere niente. Dostagoose. Deve andare per forza a destra. Per forza di cose. E noi al centro, se prende Giganto, vinciamo. Se no abbiamo perso. Quindi è molto a fortuna questa partita. In realtà mette Mister Sinister. Ah, cavolo. Questa è una brutta scelta che ci ha fatto l'avversario. E niente, persa. Succede. Noi invece no, vinta. Aspetta, ho contato qualcosa male? Ho contato qualcosa male? Benissimo. Ok. Queste partite stanno andando discretamente, oserei dire. Allora abbiamo lo Zabu. Però questa energia in più all'inizio è persa. La prende Sunspot. E se c'hanno un Killmonger dall'altro lato, come al solito, Sunspot fa una brutta fine. Olè. Vediamo un po', il nostro avversario sta ragionando. È un Falcon, quindi è un rimbalzino. Interesting. E Zabu al terzo turno, quindi per ora nulla. Stanno arrivando i grossi in mano e quello è un pericolo, anche se ci abbiamo Jubilee. Potrebbe prendersi un bel Dracula. Beast, quindi è un deck rimbalzino a tutti gli effetti. Non so perché lo sta giocando in questa maniera. Sta giocando in modo sbagliato. Non so se lo sta facendo apposta. Allora, Zabu assolutamente, mi dispiace per Goose. Se non arriva nient'altro faccio Jubilee Goose. E blocco una zona. Ok, Mantis, come volete chiamarla. Zabu riduce Jubilee. L'avversario ha snappato senza un motivo valido a mio parere. E potrei azzardare un Jessica a destra. Che lui non c'è andato. Mi sta mettendo un attimo in confusione. Sta giocando in modo strano. Il coma, perché? Secondo me questo non sa giocare. C'è qualcosa che non mi torna. Ok, io faccio Dracula sinistra. Jubilee centro. Vediamo un po'. Ok, è andato tutto a destra lui, con Angela e Collector. Ma io non ho capito, ma sta facendo una sorta di sfida di qualche tipo? Falcon, Bestia, no, Ricolletto, no, non c'entrano niente nessuno di loro. Uno con l'altro, quindi non comprendo. Allora, ipoteticamente abbiamo da poter giocare Apocalisse, Crossbone e Tenacce Infinite. Centro no, vado da Jessica Jones e o 8 o 20 vanno a finire a sinistra insieme a Sunspot e a Goose e dovrebbero prendere pure un più 4. Vai, snappo. Devo capire, quindi. Ok. Secondo me è un trollino. Però vanno bene anche queste nel partite perché possono capitare. Quindi questo è un trollino che ci ha fatto il piacere di regalarci 8 punti. Con un bel 25-16. Niente male. Altra partitina per noi, alla grande. Andiamo belli a secco. Ripeto, non so quante partitine saranno oggi, ma oggi faccio un video lunghissimo, quasi quanto un Battle Cats, probabilmente. Allora, Goose, Dracula, Zabu, Crossbow. Niente male. Bella mano iniziale. Lo Zabu in mano così è ottimo sempre. Dopo il terzo turno aggiungi una roccia al lato del giocatore svantaggio. Allora, io posso azzardare un doppio Goose o un doppio Zabu. No, troppo. Ci vuole troppo tempo per il doppio Zabu. Ci vuole troppo tempo per il doppio Zabu. Il doppio Goose è fattibile, ma il doppio Zabu no. Una carta può essere giocata qui. Interesting. Dopo il terzo turno aggiungi una carta qui in svantaggio.
Zabu, centro. Ok, lui sta continuando a sdoppiare perché è un deck discard. Si è discardato Morbius, quindi è buono per noi. Ok. Ipoteticamente parlando, con tutta la combo in mano in questa maniera, se mi arrivasse in apocalisse, io starei veramente a cavallo. Però dovrei giocare Dracula a sinistra e a destra, quindi fare un doppio Dracula. Quindi potrei fare così: Jessica Jones e mi stoppo. Ok. Anche perché io in questa maniera raddoppio due volte la mano in maniera veramente enorme. E mi crea un sacco di carte in mano a costo basso. Jessica Jones, lì non devo giocare più niente. Quindi praticamente devo fare Crossbow. Però poi non ce la fa con i potenziamenti e con gli scarti. Secondo me ho fatto un po' di errori. Ipoteticamente parlando sempre. Allora. Ok. Dracula. Sunspot. Diciamo che ho creato un po' di limiti a me stesso. No, mi ha scartato proprio lui. Cavolo. Il più grosso che c'avevo in mano. Allora, adesso io l'unica cosa che posso inventarmi è abbassare la mia mano il più possibile e sperare che mi scarta Apocalisse due volte. Quindi, ipoteticamente dovrei fare Gus, Jubilee e sperare che scarta Apocalisse invece che Jessica. Vediamo. Potrebbe essere fattibile ancora. Allora, lui è andato a destra con Swordman. Ipoteticamente noi abbiamo un Dracula e un Jubilee random. Il problema è che non avevo contato. Ok, ha scartato Dracula, cioè ha scartato Jubilee. E a destra dovremmo aver vinto, perché Apocalisse gli dà 12. Quindi 12-14 portato a casa anche così. Benissimo. Altra partita per noi, vediamo un po' come la va. Sembra che la va questo deck. Sembra che funge. Sempre se ci arriva la tigre. Ok, gli abbiamo fatto sprecare un'Electra. Ci ha regalato un Blade, che sinceramente non mi interessava. Ottieni una copia, più una costa una carta entrambe le mani. Io mi sposterei tutto a destra con Gus, sperando di bloccargli una zona buona. O magari la zona peggiore, tipo meno 2, meno 3. Ok, Nightcrawler che si può spostare. La situazione, vediamo un po' com'è. Quando giochi una carta qui, mescola tre rocce nel mazzo. Bravo Mordo che ha bloccato una zona che non ci va neanche il nostro avversario. Ok, Zabu. Casomai lì ci giochiamo tutta la fine con 2-2-2-2. Ok, ha fatto uno spostamento e sta prendendo quella zona. Discard Lady Sif. Si è girato male. Probabilmente è un'Ela. Ok, ridotto tutto a due. Ipoteticamente parlando, siamo messi bene. E potrei azzardare. Non so perché aumentare Jessica Jones, perché c'è la ghiacciolina dall'altro lato, non mi sembra. Ma c'è qualcosa che non quadra. Ok. Più una delle carte, va benissimo. Quindi, ipoteticamente parlando, io posso fare Jubilee e il Co, però è uno spreco. Jubilee e Sunspot sinistra, dove lui ha giocato Blade e Electra. Vediamo un po'. Ok, sta giocando tutto a sinistra. È andato di Goose. Mi sta bloccando una zona anche lui. Dracula. Beh, niente male. Se esce qualcosa di grosso in mano adesso, e piano piano pulisco mano. Eccolo qua. È arrivato. Ok. Sempre ipoteticamente parlando, io posso fare 2-4, oppure fare 2-3 e facciamo 5, ci portiamo Jessica Jones. Però con il doppio discard forse è meglio. Doppio discard forse è meglio. Però il costo è quello che è.
faccio il Ghost Rider. Ma magari mi scarta due Apocalisse e siamo rovinati. Vabbè. Proviamo il Ghost Rider centro. E vediamo un po' cosa scarta e cosa rievoca. Perché potrebbe farci diventare pure il Dracula più forte della partita. Ant-Man a sinistra. Che strano deck. Ok. Apocalisse scartato, quindi repoppa con 12. Blade scartato. Ghost Rider recupera Blade. Blade scarta Jessica Jones. Rimane Apocalisse. E al prossimo turno dovrebbe fare 24 su Dracula. Anche perché noi possiamo fare un bello scherzone. Andare pure a destra con Crossbow. Snappo. Ipoteticamente potremmo aver vinto. Vediamo un po'. Pure Snap 8. Molto interesting. Ok. Ha giocato centro, quindi io a destra ho vinto. Lui recupera centro e va pari. Dracula dovrebbe diventare 24. No, 16, scusate. A posto. 24 come punto. 24-10. Portata a casa. Potrei anche dire che mi posso accontentare. Terre selvagge, grazie appunto a questo deck che avete visto, mi vado a prendere la variante misteriosa. Variante misteriosa. Bam! Quicksilver pixelato. Carino. Grazie a Quicksilver pixelato sono riuscito ad arrivare anche a riserva del collezionista, quindi riserva del collezionista. 300 crediti, ottimi. Ragazzi, questo Zabu Discard, o chiamato anche Zakula se non erro, mi sembra sì, o Zabula, non mi ricordo, mi sa Zabula. È un deck che funziona molto bene, se avete Omega mettetelo al posto di Cross, perché è veramente stupefacente. Riomi le like, condividere il video, iscrivetevi al canale del signore, lascia l'hashtag MarvoSnap, con sotto metti per ricevere un cuoricino, e qua sotto in descrizione troverete il link del deck.